Ciao, in questa puntata vi racconterò il bel racconto Chucky di John Wyndham. Il racconto di fantascienza in inglese l'ho tradotto io personalmente da Amazing Stories. Su questa rivista, infatti, gratuitamente disponibile in lingua inglese nel numero di marzo del 1963, reperibile in PDF, questo testo di fantascienza che io l'ho omaggiato con una traduzione in italiano e poi l'ho pubblicato direttamente sul mio blog in 4 puntate da settembre 2020 fino a dicembre 2020. Il racconto, infatti, pur essendo bello e notevole, era però troppo lungo per essere tradotto e collocato in un intero ebook della collana JDub, quindi l'ho dovuto spezzare, a mio avviso l'ho dovuto spezzare in 4 puntate. Questa versione però di podcast l'ho trasformato in audiobook e lo potete ascoltare. Bando alle ciance e buon ascolto. Ciao. Matthew fu premiato con una grossa medaglia, ma continuava a dirmi che la medaglia non era sua, ma era stato Chucky che aveva salvato Betty quanto lui. Io dissi che non potevamo andare a dire in giro la storia di Chucky, perché la cosa era troppo strana ed insolita, non ci avrebbe creduto nessuno. Inoltre non era educato rendere indietro la medaglia. Matthew era affranto, non gradiva la cosa, avere una medaglia per onori non dovuti. Era sera, intorno alle 23, Mary, mia moglie, era già andata a dormire, io ero nel mio studio a scrivere un paio di lettere che volevo scrivere a mano piuttosto che prendere il telefono e parlare con chi dovevo contattare per lavoro. All'improvviso bussò alla porta Matthew, lo fece entrare suggerendogli di prendere una sedia vicino alla stufa dove sarebbe stato più caldo, perché quella era una sera piuttosto fredda e rigida. Matthew sembrava piuttosto preoccupato, disse che mi voleva parlare di Chucky. Io presi una sigaretta e dissi che avrei ascoltato volentieri tutto quello che Chucky avrebbe avuto da dirmi. Matthew perse la propria espressione di dodicenne, i suoi occhi presero uno sguardo vuoto, poi iniziò a parlare in modo diverso. La voce era quella di Matthew, ma il ritmo delle parole che erano scandite quanto i termini usati non erano quelli soliti che Matthew era abituato ad usare. Ero in comunicazione diretta con Chucky. Chucky si era accorto dell'ostilità di Mary nei confronti di Chucky, perché era stato Matthew a dirglielo. Io risposi che era solo affetto materno, Chucky non si doveva preoccupare. Colsi poi l'occasione per chiedere a Chucky chi fosse e da dove venisse. Chucky disse che era uno scout, una sorta di esploratore, che viaggiava per vedere come erano fatti gli altri pianeti abitati e quali fossero le culture aliene. Poi Chucky aggiunse che la Terra non sarebbe mai andata bene per la loro cultura, era un pianeta troppo caldo e troppo arido. Poi Chucky disse che sarebbe rimasto sino a quando non avrebbe ultimato il suo rapporto sulla Terra quanto la valutazione della cultura umana. Io chiesi se anche la mia famiglia faceva parte del rapporto che avrebbe steso Chucky. L'entità rispose affermativamente. Il lavoro di uno scout era quello di osservare senza pregiudizi, valutare i fatti senza falsificarli, poi trarre le dovute conclusioni. Purtroppo Chucky nel suo lavoro di scout aveva sbagliato, era diventato empatico con Matthew. Chucky si era preoccupato per la salute di Matthew quando mio figlio era caduto nel fiume. Inoltre Chucky aveva interferito con la vita scolastica di Matthew, aiutandolo a lezioni di disegno, di fisica, di matematica, di geografia, eccetera. In buona sostanza Chucky voleva bene a Matthew, non voleva ferirlo o danneggiarlo con il link che aveva stabilito con lui. Per questo Chucky avrebbe presto sganciato la connessione diretta che c'era tra Matthew e Chucky. Io fui felice di udire queste parole, ma non potevi fare a meno di chiedere a Chucky perché avesse scelto proprio Matthew tra tutti i bambini della Terra. La risposta di Chucky fu che certe menti erano naturalmente predisposte a connessioni e link, mentre altre lo erano molto meno. Matthew era una mente nativamente predisposta, aveva reagito bene a delle nanosonde.
chiesi a Chokri da dove provenisse e quale fosse il suo pianeta d'origine. Chokri disse che era difficile dare delle coordinate astronomiche a delle culture che avevano una conoscenza della Via Lattea molto ridotta. Comunque Chokri disse che le connessioni telepatiche non erano connessioni appunto telepatiche, ma erano solo connessioni tecnologiche per lo scambio di informazioni, e la sua astronave era in orbita lagrangiana. L'esperienza di Chokri era stata come quella di un terrestre che avesse fatto amicizia con qualcuno sentendosi regolarmente ed in modo assiduo per telefono. Per cui quando Matthew si era trovato in pericolo nel fiume, Chokri non avrebbe dovuto interferire, ma Chokri non tollerava l'idea che il suo amico Matthew potesse essere danneggiato per la sua inedia. Io chiesi che forma avesse Chokri. Chokri disse che i terrestri avevano una forma davvero orrenda ed erano repellenti. Ogni esploratore doveva eliminare ogni pregiudizio sul senso estetico e valutare una cultura aliena per quello che era. Sicuramente i terrestri avrebbero pensato altrettanto della forma nativa di Chokri, ed era per questo che gli scout installavano collegamenti da remoto per esplorare una cultura aliena. Chokri mi salutò, disse che stava per partire, avrebbe sganciato per sempre il collegamento con Matthew, non sarebbe mai più tornato sulla Terra. Matthew non avrebbe sofferto nessun danno da questo link che era stato installato da Chokri per scopi scientifici. Il lavoro di valutazione della cultura aliena che risiedeva sulla Terra era terminato. Il suo lavoro, ossia la sua ricerca, però probabilmente non sarebbe stata ben accolta dai suoi superiori. Era evidente che Chokri infatti si era lasciato prendere dall'empatia, diventando amico di Matthew quanto del suo nucleo familiare, e questo era una violazione dei protocolli d'esplorazione che prevedevano una totale neutralità. Il volto di Matthew, da freddo ed inespressivo, tornò ad essere vispo e curioso. Poi Matthew esordì con tono triste: Chokri è andato via per sempre. Quindi alcune lacrime caddero dagli occhi del bambino. Sì, tesoro, adesso la mamma sarà sicuramente più tranquilla, dissi mentre abbracciai mio figlio. Matthew mi chiese se domani potevamo andare al negozio d'animali per prendere un cucciolo e poi se potevamo dargli il nome di Chokri. Io risposi che era un'ottima idea, Matthew avrebbe potuto comprare tutto quello che voleva al negozio d'animali che saremmo andati a visitare domani mattina.